Ci sono tre cose ad Agropoli: il popolo, la città e l'organo che la governa. Sapete l'organo che la governa che fa? Governa i clienti direttamente, dice: guarda, mi conviene più trattare col cittadino, e la città è all'abbandono. Ecco perché non abbiamo turismo, il porto furbo resta, l'ospedale è finito, cioè le cose più importanti non se ne deve parlare. Dobbiamo venire qua, 4-5 minuti, tu, alza la mano, scendi, e ce ne andiamo. Io voglio gli argomenti per la città di Agropoli, quelli veri, affianco a me. Io non voglio niente, perché ho il mio lavoro, ve l'ho sempre detto. Qua è volontariato politico, dove io dico, indico la maggioranza, i consiglieri di stare vicino a me e di dire: Gisella, oggi andiamo a parlare con l'assessore Rosa Lambasoni. Io non ho niente contro l'assessore Rosa Lambasoni, niente, ma niente. Però si deve sedere lei come medico che sta a Vallo e deve convocare il consiglio, è lei che lo deve chiedere con i giornali in diretta, consiglio monotematico per l'ospedale. Poi aspetto il vice sindaco, assessore Benevento, che deve convocare per le alghe, viene Virginia Lamura e si parla. Cioè viene De Luca e se ne va giù alla diga, non viene più a Agropoli perché sono finiti i nastri, non li può tagliare più, va alla diga e promette soldi per le infrastrutture, per le strade. A me sono stanca, master plan, aeroplan, elicottero, io voglio l'interesse per la città, dei vostri incarichi non me ne sbatte niente. Potete diventare pure Mattarella, io voglio l'interesse per la città di Agropoli e voglio che stamattina l'assessore Rosa Lampasona faccia un intervento e gli altri assessori e i consiglieri. Oggi io voglio un dibattito, visto che dobbiamo andare tutti in ferie, andiamoci allegramente. Va bene, io mi aspetto una risposta. Grazie consigliere Bottiglio. Grazie presidente. Visto che l'argomento che lei ha posto non è all'ordine del giorno, è facoltà soltanto dell'assessore Lambasoni se le vuole rispondere, se no altrimenti io chiedo altri interventi, se sono altri interventi in aula, se no passo alla votazione. Vuole replicare l'assessore Mutaliparsi? Volevo fare una precisazione riguardo ai 70.000 per il Natale. Volevo ricordare al consigliere Botticchio che trattandosi di somme pubbliche sono somme vincolate, cioè qualora l'ente, speriamo, fosse aggiudicatario di quelle somme, le deve spendere esclusivamente per il progetto che ha predisposto. Non potremmo eventualmente disporle per la manutenzione delle strade, magari, e poi della regione. E per quanto riguarda poi il corretto utilizzo, è una sua affermazione personale, sceglierà poi la città, insomma. Grazie. Resto solo un attimo, rispondo. È stato speso per la Madonna di Costantinopoli, è stata pagata la barca dove noi siamo stati quel giorno a portare la Madonna? C'è uscita, non so, c'è una spesa da pagare? O era gratis? Quella è una tradizione, voglio capire. Da sempre che i pescatori, sì, ospitano la Madonna nella processione, ospitano gli amministratori. Okay, sì. C'è un'altra spesa per un'altra barca? No, è fa così il cenno il presidente, cioè forse hanno pagato una barca, io volevo sapere. C'è un'altra spesa che riguarda la spesa per i disabili, che abbiamo, il comune ha voluto ospitare i disabili e ha pagato una barca 2.500. Quanti disabili hanno? Per partecipare i disabili alla processione. Allora voglio l'elenco dei disabili. Consigliere Buonora. Voglio l'elenco. Replica il consigliere Buonora. Quant'è la spesa? Mi rispondi. Brava Marisa. Allora, la barca è venuta a 2.500 e sulla barca vi erano i 50 disabili e portatori, chiamiamoli portatori, dei disabili dell'Unitalsi. Quindi la barca qua da dove è spuntata? Voglio sapere. Perché allora ogni anno viene fatta la richiesta da parte dell'Unitalsi di poter partecipare alla processione a mare. Il comune, fortunatamente, ogni anno garantisce la possibilità ai ragazzi dell'associazione, non solo dell'Unitalsi, perché quest'anno grazie all'assessorato alle politiche sociali sono intervenuti anche i ragazzi della Lume, che sarebbe un'altra associazione di disabili del territorio, ed è venuta anche
L'Azione Cattolica, alcune persone dell'Azione 2500 Cattolica. 2.500 euro, quindi. Sì, 2.500 euro che fanno parte del capitolo sulla... La società che ha fornito politica, la politiche sociali. La società è la società di Salerno che offre ogni anno, ci offre il servizio e purtroppo abbiamo cercato preventivi più bassi, ma non siamo quindi riusciti. No, io devo sapere la spesa. No, per questo, la spesa è 2005, abbiamo cercato i preventivi più bassi possibili, non li abbiamo trovati, purtroppo quella è la spesa che è il minimo che siamo riusciti a recuperare. Le fa onore che si è preoccupata, consigliere, se lei dice che... No, vabbè. Io per rispondere devo spiegarle le cose chiare in maniera tale che sia chiaro anche a tutti. Ma chi risponde, chi discute con me va sempre lì, e chi si astiene a parlare evidentemente ha qualcosa da nascondere probabilmente. No, in la ringrazio, tutto, consigliere, la ringrazio. Tutto lecito e facciamo riferimento al capitolo delle politiche sociali. Mi fa cogliere l'occasione per ringraziare non solo il sindaco, l'assessore e tutti gli assessori, ma anche l'assessore D'Arienzo, che è sempre disponibilissima da un punto di vista di politiche sociali. La verità è... Vabbè, ci vogliono i soldi per fare le politiche sociali, ci sono, però qual è il problema? Appunto, le politiche sociali, penso che lei sappia, sono delle cose che realmente il comune potrebbe puntare su questo. Certo. Magari. La competenza con i soldini. Io dovevo sapere. Io ringrazio molto la consigliera Bonora. Volevo sottolineare pochissime parole del consigliere Botticchio e fin d'ora le sottolineo e le rimarcherò. Il consigliere Botticchio ha chiesto l'elenco dei disabili. Il consigliere Botticchio ha chiesto l'elenco dei disabili. Io si può arrivare a tutto. Ah no, lei ci vuole marciare su. Lei è un cattivo. Consigliere Botticchio. Ciao puttana. Consigliere Botticchio. Mi faccia andare oltre. Consigliere. L'elenco per sapere. Certo, per voi sì. Tutto è. Ma non si può dire. E sai perché? E sai perché? Botticchio. E sai perché? Non perché io i disabili ci lavoro, caro sindaco, io sto vicino ai disabili e non certo lei. Io non sono una persona, non voglio offendere, fermiamoci qua. Grazie consigliere Botticchio, prego sindaco. E io mi fermo qua. Prego sindaco. Io ci lavoro con i disabili, si vergogni. Prego sindaco. E continua, io continuo. Continuiamo. Allora, consigliere Botticchio. Allora, per cortesia, consigliere Botticchio. Perché non parla di ospedale? Perché non parla di asilo? Consigliere Botticchio. Viene a dove si appoggia una mia frase? Si vergogni. Faccia parlare la dottoressa Lambasone. Perché non la fa intervenire? Io ho chiesto l'elenco. Perché io la barca non l'ho vista e ho chiesto solo l'esistenza, ma non perché volevo sapere il nome dei disabili. Adesso vuole accanirsi a farmi passare perché mi conoscono. Conoscono anche a lei. Grazie molto. Consigliere, per cortesia. Prego sindaco. Consigliere Botticchio. E il sindaco Coppola vuole denigrarmi. Allora, consigliere Botticchio, non mi costringa a chiamare il consiglio a votare per togliergli la parola. Per togliergli la parola. Presidente, perché non la toglie al sindaco? Sta replicando. Stia attento perché lei è il presidente di tutti. E lei, allora il sindaco mi sta calunniando e lei perché vuole mettere in risalto cose che non esistono. Ma che cosa? Dire l'elenco e dire domandare la barca, i 2.500 euro perché sono stati pagati, lui vuole lasciare intendere altre cose. Consigliere, faccia parlare e poi può replicare. No, la deve smettere, il sindaco la deve smettere. Quando la smette il sindaco mi siedo anch'io. Prego, consigliere Di Biasi. Buongiorno. Di nuovo buongiorno a tutti, mi scuso per un intervento fuori tema, ma ormai nei consigli comunali ci siamo abituati. Quindi volevo soltanto sottolineare una cosa, qua siamo tutti quanti cittadini di Agropoli, tutti quanti ci teniamo a lavorare per la nostra città e per i nostri concittadini. Siamo stati eletti
E questo è il nostro dovere, che ci piaccia o no, poi chi viene pagato, chi non viene pagato. Gise, purtroppo vale la regola che ci stanno i consiglieri e ci sono gli assessori. Detto questo, però, noi ci impegniamo tutti i giorni in mezzo alla strada, non soltanto davanti alle televisioni o nei consigli comunali. Noi il marciapiede, per dove c'è possibile, per la strada, per dove c'è possibile, andiamo a controllare, facciamo intervenire. Tutti. Quindi via Pio X la conosce bene, quegli alberi. Cioè, la conosco, sicuramente meglio di lei. Sicuramente e collaboriamo. Di lei. Domani mattina ci vediamo. Ma possiamo collaborare quando parli di collaborazione, lo possiamo fare se. Ma deve essere una collaborazione seria. Domani mattina vengo sopra. A che quando ora? Vai, quando a che ora? Chiedi l'elenco, perché tu l'elenco l'hai chiesto e ti stava rispondendo il sindaco. A che ora? Poi non ti devi, non no, ti devi mi devi dire l'orario. Sentire per... offesa. Non ti devi sentire offesa, cara Gisella. Io chiedo l'elenco. Noi lavoriamo, però devo parlare anche io, non voglio. Cioè voi dove vuoi? Quando imparerete ad avere l'interesse solo ed esclusivamente della città di Agropoli, allora Gisella si siede qua, vi ascolta. I pagliacciate, io partecipo alle pagliacciate, perché sennò che facciamo qua? E almeno ci sono io. E ci partecipa alle pagliacciate. Assolutamente. Ah, questo è qua, che è? E gli argomenti dove sono? Gli argomenti seri dove sono? Ho domandato dell'ospedale, non può parlare, vedi, non può dire una parola, non può dire una parola. Questo è a paese vostro, come si chiama? Consigliere Botticchio. Ho chiesto l'elenco che ho chiesto l'elenco. Non mi fido. No, e ho chiesto i nomi. Può darsi pure una banca. Era pagata così. E voglio capire. Non perché io lavoro con i disabili. Consigliere Botticchio, per cortesia, ci lavoro con i disabili e li assisto veramente con amore e affetto. Fatevi. Altri comuni, ma forse siamo avanti nonostante tutte le critiche che si vogliono fare, così come vale per l'ospedale, così come vale per le alghe. Sto parlando, ci sei. Ma ospedale che cosa? Non è possibile. Consigliere Botticchio! Allora, stavo dicendo, così vale per le alghe, così vale per l'ospedale, perché non c'è stato mai un giorno dove prima l'assessore all'epoca La Porta, in collaborazione dove ha reso partecipi sempre noi consiglieri e oggi con l'assessore Benevento, non hanno mai dimenticato o messo da parte il problema delle alghe. È stato sempre un problema che abbiamo cercato di affrontare e di... Purtroppo hanno trovato delle soluzioni momentanee con la speranza di poter trovare poi una soluzione definitiva, così come vale con l'ospedale, perché ognuno di noi ha la propria famiglia qua ad Agropoli, anche noi siamo soggetti a qualsiasi cosa e abbiamo anche noi l'interesse che l'ospedale di Agropoli venga riaperto ed abbia la sua dignità. Prima l'ospedale e poi soprattutto anche noi tutti i cittadini di avere un ospedale. E in questo, quando ci sarà da fare una guerra o una battaglia insieme, seria però, senza la propaganda politica, perché qua si parte a prescindere, perché si guarda solo il colore della politica, ci sta il nemico da battere che è Vincenzo De Luca, e quindi si fa e basta. Noi vogliamo trovare delle soluzioni e cercare di trovarle il prima possibile, sono d'accordo, e se non risponderanno vuol dire che dobbiamo intervenire anche in maniera diversa, con azioni di protesta forte, che può essere qualsiasi. Detto questo, io mi sono trovato in piazza quando c'era l'onorevole, l'eurodeputata Vuolo, e da consigliere comunale lo sono andato a salutare. Se io non so che viene
senatrice, mi sembra la Mura, e viene e si viene a fare scampagnata per fatti suoi, scampagnata tra virgolette, perché il lavoro dei senatori e dei deputati va sempre rispettato, e nessuno di noi lo sa, ma lo deve apprendere su Facebook, dove su Facebook ci sta scritto che ci sta l'onorevole La Mura accompagnata dai consiglieri di opposizione e i consiglieri di maggioranza, il sindaco, l'assessore non ci sono. Io mi sento pure offeso. Cioè io vengo maltrattato su Facebook. Una nota è stata mandata. Ma io non lo sapevo. Ma non a lei. Non è nell'interesse nostro di non partecipare e collaborare. Io però assessore, mi hanno informato male. Sai cosa faceva piacere? Se invece delle letterine che hanno fatto in Parlamento quando c'è stato il caso a Capaccio delle ambulanze, dopo che il TAR ha respinto il ricorso e anche poi la Corte dopo, qualche onorevole che tanto si è applicato contro il Comune di Agropoli, il sindaco Adamo Coppola e il sindaco di Capaccio Franco Alfieri, faceva un altro esposto e diceva: sì, tu vuoi togliere le ambulanze al Comune di Agropoli che fa servizio là, ma prima di toglierle garantiamo che ce ne siano altre. Questo è il discorso. Dove sono questi onorevoli che si fanno in letterina e si fanno la pubblicità? Dove sono? Ma vale per tutti, Gisella, vale per tutti, perché io accuso tutti, destra e sinistra, gli altri non li conto proprio, a dire la verità, destra e sinistra, quindi è un problema che vale per tutti, e anche noi ci sentiamo offesi e maltrattati, però dubitare della nostra onestà, di fare al meglio di quello che possiamo, il lavoro in Consiglio Comunale per quello che ci permette, penso che per tutti noi è mortificante, perché se il consigliere Bonora ha lavorato tanto per garantire e fare una cosa nuova, la processione delle persone va apprezzato. Se ne spendeva 10.000 andava bene, se si potevano spendere. Purtroppo dobbiamo stare attenti al bilancio, dobbiamo tagliare delle spese. I 70.000 euro scelti per il Natale delle Meraviglie può non piacere. Se riusciamo li prendiamo dalla regione, li reinvestiamo, cerchiamo di dare un contributo alle attività, perché per me possono questo, andare tutti i disabili, per me tutti i disabili. Sono fondi destinati, che noi possiamo destinare a quelli. A noi va bene questa scelta, quando vincerà qualcun altro, tanto ci sta l'alternanza, quando vincerà qualcun altro magari sceglierà quello che più ritiene giusto e necessario. Questa è la democrazia. Detto questo, io invece voglio ringraziare per l'ottimo lavoro svolto, naturalmente l'assessore Mutalipasti, che ormai ci ha abituato a questi risultati, e tutto l'ufficio di ragioneria, che veramente hanno fatto un ottimo lavoro, perché anche quando prima il consigliere Botticchio parlava, ahimè, in una parte mi trovi d'accordo, dei debiti fuori bilancio da pagare, purtroppo sono sentenze, vanno rispettate, il cittadino che ha fatto richiesta e che ha vinto una sentenza va pagato, la considerazione personale rimane a noi. Però giustamente l'ente e l'assessorato di riferimento devono trovare le risorse economiche per adempiere. Ah, naturalmente in questo anche il contenzioso Eugenio Benevento vale lo stesso. Grazie consigliere Di Biasi, mi chiede la parola. Devo rispondere a Di Biasi, non mi può. Allora, il consigliere Di Biasi è stato così bravo ad esprimersi, no? Dice, ma Presidente, come? Hanno tolto. Sindaco, lei Presidente, ha i diritti, no, che ho io qua, no, dentro. Lei non può intervenire. Presidente, questo sto non parlando. È un dibattito, non è che parlo consigliere. Ma dietro la porta non va più, non ho capito. Interventi. Cioè, mosca qua. E l'altra volta io ho fatto in santa pace il consiglio, perché andava dietro la porta. Oggi sta qua. Consigliere Botticchio, deve rispettare allora il regolamento, no, del parlare funzionamento. No, del non è che parla quando comunale vuole, ci sono delle regole, allora, le capisce le regole o no? Lei è insofferente alle regole, questo è il problema. Il consigliere è insofferente alle regole, ma non sta a casa sua qua. Il consigliere Di Biasi ha esposto bene. Dice, ma come? Hanno sospeso le ambulanze. E guarda come è stato sensibile. Con le ambulanze però non si parla di temi da anni, dal 2015, quando il signor, nella persona Vincenzo De Luca, è venuto qua, hanno promesso, hanno fatto voti, Franco Picarone, 2650 voti, mai visto,
Franco Picatù, mo vengono accusate le ambulanze. La dottoressa Lambasone non parla, non fa nessun intervento, che è un medico, quindi chi più di lei ne sa delle ambulanze e di come funziona Vallo e Agropoli? E non parla. Silenzio, noi abbiamo gli assessori del silenzio. Assessori. Grazie consigliere Botticchi, gli ho dato modalità di replica, ma adesso si deve... Vabbè, la ringrazio. Grazie. Non ne parleremo abbondantemente, quindi stabiliremo il consiglio a brevissimo e ne potremo parlare tutti. Settimana prossima vengo qua sopra, lo stabiliamo insieme, lei è un medico, quindi lo dobbiamo stabilire, la città di Agropoli deve essere presente e lei come assessore del PD inviterà le autorità competenti e si discuterà della, perché il popolo di Agropoli aspetta la dottoressa Lambasone che ci dà qualche spiegazione. Con i vertici del PD, oggi la regione Campania è governata allora, dal PD. Allora l'invito lo faremo e l'abbiamo già fatto, logicamente vedremo se poi risponderanno, noi saremo presenti. Io assessore la ringrazio. Grazie a voi, mi ha chiesto la parola l'assessore Benevento, prego assessore. Buongiorno a tutti e chiedo scusa per il ritardo, ma ero impegnato per motivi istituzionali, pensavo di fare un po' prima, ma si è dilungato troppo l'appuntamento datomi. Non è mia consuetudine andare fuori argomento, ma siccome il consigliere Botticchio è già la seconda, se non la terza volta che mi chiama in causa per le alghe, e nonostante probabilmente abbia scarsa memoria, perché io già le ho risposto sulle alghe, ma lo faccio con piacere per l'ennesima volta. Allora, la ringrazio. Ci mancherebbe altro. Già le spiegai, ma se non sbaglio nel mese di marzo o di aprile, che il problema della posidonia oceanica non è un problema che noi stiamo affrontando con superficialità, ma sia le due precedenti amministrazioni che quella attuale si sono trovate ad un bivio in virtù di una carenza legislativa oggi esistente. Lei allo scorso Consiglio Comunale ha anche detto che soltanto grazie al suo intervento noi siamo intervenuti. Mi dispiace toglierle questa illusione, consigliere, ma non è così. Al di là del fatto che questo video di cui lei ha parlato, io non l'ho mai visto perché non sono frequentatore dei social network, ma le spiego, prima di andare nella parte legislativa, le spiego perché l'intervento era stato già ampiamente programmato dall'intera amministrazione comunale. Quest'anno, a differenza degli altri anni, non abbiamo operato sulle spiagge nel mese di maggio, non per qualcosa, non perché ci faceva piacere agire a giugno, ma perché maggio è stato un mese in cui è piovuto tutti i giorni. Non era possibile assolutamente porre in essere nessun intervento sulle spiagge. Purtroppo le alghe riescono ad assorbire in maniera massiccia tutta l'acqua che cade e le ruspe che dovevano poi spostare le alghe non ce la facevano. Per questo motivo, chiedo scusa, per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno fare questo tipo di operazione nel mese di giugno, solo per questo e non per il suo video. Detto questo, è ovvio che noi non siamo contenti di questo accumulo selvaggio, ma come le dicevo già la scorsa volta e come ho avuto modo di dire anche ai consiglieri comunali, nonché i miei colleghi di giunta, oggi siamo, ancora oggi, nonostante vengano onorevoli qui che di quella direttiva non sanno niente, perché poi non è mia abitudine, ma dovrei spiegare la differenza tra una direttiva ed una legge. I partiti governativi non hanno emanato nessuna legge. Stiamo parlando di una direttiva di cui molto probabilmente il ministro non sa nemmeno niente. Quindi, vabbè, questo glielo dico io, è una direttiva, non è una legge del governo. Partiamo da questo presupposto. Ancora oggi siamo in assenza di una legge che consenta ai comuni, soprattutto al comune di Agropoli, che ha due imbuti, quello del porto e del Lido Azzurro, che ci consentono di poter smaltire le alghe in una maniera che non vada ad incidere sui costi dei cittadini. Allora noi che cosa possiamo fare, cara consigliera Botticchio? Già gliel'ho detto la volta scorsa, ma con piacere glielo ripeto oggi, perché forse sono stato io poco chiaro a cercare di farglielo capire. Possiamo o mettere le alghe sotto la sabbia,
ma ne abbiamo talmente tante che non lo possiamo fare. E o le possiamo mettere in loco, cosa che stiamo facendo, oppure portarle in discarica. Portarle in discarica, la mole di alghe temporanea, cioè quella che si accumula ogni anno, prevede per il comune di Agropoli dei costi esorbitanti. Che cosa significa? Che in virtù della legge che di cui l'ottimo... più o meno quando ammontano, mi scusi Assessore, più o meno quando ammontano questi costi? Allora, il calcolo preciso non è stato mai fatto, ma stiamo parlando di milioni di euro. Il che porterebbe, ma io questa cosa qua già gliel'ho detta la volta scorsa, mi sembra strano che lei mi dica... No, nella missiva della senatrice Lamura c'erano delle escamotage, chiamiamole così, e c'era qualcosa. Perché allora dopo io tanti... con la senatrice Lamura mi sono sentito anche periodicamente con delle mail, io col... ma da un... bravo, già non da un anno ma da 8-9 mesi. Con la senatrice Lamura ci sta una corrispondenza informatica tra me e la senatrice Lamura, la quale mi ha detto sempre di attendere in virtù di una previsione legislativa, perché c'era un progetto di legge da parte della senatrice Lamura che però ancora oggi non è stato trasformato in legge. Allora è un mancato incontro, c'è stato. Quindi no, tecnicamente siete lontani, però le idee ci sono, discuteremo. No, però vorrei finire, perché altrimenti sarò carente come la volta scorsa. Stiamo parlando di milioni di euro, e questo ce lo può dire Roberto Mutalipassi, che farà assessore al bilancio, ma siccome sono stato anche io assessore al bilancio, ancora qualche rudimento lo ricordo. Per i tributi ci deve essere parità di entrata e parità di uscita. Questo è un argomento chiaro, è l'ABC della politica. Nel momento in cui noi portiamo le alghe in discarica, significa gravare sui cittadini di Agropoli, in un momento in cui lei si fa paladina degli interessi dei cittadini, aumentare le tasse del 50%. Significa che Gisella Botticchio, che è alla cassa d'Agropoli e paga 1000 euro di tasse, di spazzatura, l'anno prossimo ne paga 1700, 1800, per un problema soltanto momentaneo. Siccome siamo un'amministrazione che lei ne possa dire cosciente, non ci siamo sentiti di gravare sulle tasche dei cittadini, e nostro malgrado, prendendoci anche le critiche, abbiamo deciso di ammucchiare le alghe. Ma non è che siamo contenti di deturpare uno dei posti più belli di Agropoli, che è giù alla Marino e lì d'Azzurro, perché se lei va a fare i video, lei deve sapere che noi siamo i primi mortificati di questa situazione. Però ci siamo trovati in condizione di dire: che facciamo? Le accumuliamo in attesa di una legge, o andiamo a gravare sui cittadini in un momento già difficile economicamente? E quindi la scelta è stata quella di accumularla per l'ennesima volta. Ora, che cosa è successo? Che quando alcuni esponenti del governo cittadino hanno esultato per questa direttiva del Ministero dell'Ambiente, il sottoscritto con il sindaco il 15 di giugno, mi ricordo la data esatta, erano giù alla Capitaneria di Porto a parlare con il comandante della Capitaneria di Porto, perché già sapevamo di questa direttiva che era arrivata il giorno prima in Capitaneria. Che dimmi, può dire cosa dice quella? La direttiva è una direttiva di un semplice articolo dove non si capisce niente. Quindi a settembre questa amministrazione convocherà un tavolo di concertazione con il Comune di Agropoli, l'ARPAC, la Capitaneria di Porto e, semmai, sperando anche con il Ministero dell'Ambiente, al quale il sottoscritto ha inviato oltre 15 mail, senza sia della precedente, e io no, io a differenza di molti altri, io non faccio questioni di carattere politico, perché le mail le ho inviate sia al governo di centrosinistra che al governo attuale, non mi ha mai risposto nessuno. Le email sono state inviate anche a firma congiunta di tutti i comuni della fascia costiera e del Parco del Cilento, e non hanno mai risposto. Comunque fisseremo un tavolo di concertazione per vedere quali potranno essere le regole per portare le alghe in mare. Devo dire la verità, non è stato fatto tanto, la direttiva è molto... dice tutto e dice niente, però già è un piccolo passo avanti rispetto a quello che è stato fatto. Questo era quello che le volevo dire, spero che sono stato esaustivo nella risposta. Posso rispondere un attimo? Allora, Assessore, lei la ringrazio innanzitutto che mi ha risposto ed è stato molto chiaro nel rispondermi, però è la risposta ai cittadini quella che manca, quindi si farà un tavolo a settembre dove si parlerà. Io quella missiva
l'ho ascoltata in capitaneria dall'onorevole Lamura, e lei dice: dopo tanti anni diventano quelle alghe, il 60-70% diventa sabbia. Quindi dice: parte ci sarà fatto il ripascimento e parte sarà immessa in mare. È normale, con determinate tecniche, con determinate, diciamo, tecniche nello specifico. E a me è piaciuta questa cosa, perché? Perché si intravede una piccola rondine di soluzione, perché la parola poi alla fine è soluzione, trovare la soluzione, perché dire poi ci vedrà, i se, i mai, forse, io ho detto sempre erano tre fessi, però parlare con l'onorevole Lamour, con delegati del Ministero dell'Ambiente, e si incomincia, perché le alghe incominciano a crescere. Il turismo ad Agropoli decresce, mentre crescono le alghe il turismo si abbassa. Tutto l'ha causato il lido azzurro, quei lavori lì, e lì ci dobbiamo vedere, assessore, ma ci dobbiamo vedere spesso, perché quello scempio del lido azzurro, quel lavoro fatto male, sprecati 4 milioni di euro, è lì che bisogna trovare i soldi per abbattere quello scempio, perché mo 4 milioni sperperati, non solo i 4 milioni, ma un lavoro a danno del turismo agropolese, e dobbiamo lì, non solo delle alghe, trovare una soluzione del lido azzurro, dove a me mi invitano i cittadini di Agropoli, quando mi incontrano dicono: Gisella, è una puzza, è un'indecenza, è una sporcizia, non c'è ordine, non c'è niente. Allora io inviterei veramente l'assessore Benevento a collaborare con la città di Agropoli, a sederci, e ha detto una cosa giusta, né destra né sinistra. Il PD non è presente, il PD è presente quando chiede i voti, quindi l'anno prossimo preparatevi, prometteranno ospedali, prometteranno le alghe che andranno via, toglieranno pure quelle che nasceranno dopo. Allora io dico sempre, apriamo gli occhi. Allora assessore Benevento, a me mi è piaciuto come lei ha esposto, perché quantomeno dice ci possiamo vedere e parlare. I problemi sono tre: viabilità, il mando stradale, se n'è andato tutto quanto, lido azzurro, alghe e ospedale, sanità. Sediamoci, poi i conti, i famutali passi. A me tutti questi libri, 3, 4 e 10, non mi, a me interessano le cose essenziali, dove la città può decollare, può decollare. Si fa il sorriso, Framondino, spero che sia un sorriso compiaciuto, spero che sia compiaciuto di quello che dico. Grazie consigliere Botticchio, replica l'assessore Benevento e poi velocemente ai voti, per cortesia. Devo un attimino, lui deve parlare tu? Ah, scusami. Ah. Vabbè, parlo un attimino io. Prima di rispondere sulle due problematiche, dove ho già risposto, però anche in questo caso devo fare una piccola premessa. Non mi sembra che il turismo ad Agropoli stia decrescendo. Io vedo un turismo non solo di maggiore qualità rispetto agli anni, che va migliorando di anno in anno, ma per lo più, come ormai è duopo nel nostro territorio, non soltanto agropolese, ma nell'intero territorio cilentano, mi accorgo sempre di più che i venerdì, sabato e domenica ad Agropoli la popolazione si quadruplica. Siccome anche io, nel mio piccolo, come lei, sto in mezzo alla gente e collaboro, nonostante quello che dica qualcuno o possa dire lei che bisogna collaborare, io collaboro con questa con queste amministrazioni da 15 anni. Da 15, non da ieri, non da 6 mesi o da 10 mesi, da 15 anni. Io sono 15 anni che siedo qui dietro, caro consigliere Botticchio, 15 anni. Quindi le voglio dire che in 15 anni ho avuto modo... È un lavoro, è un lavoro che fa, Faccio anche altre cose, consigliere, faccio tante altre cose. Significa che il popolo probabilmente mi ha premiato per stare qui dietro. Glielo auguro a lei di stare 15 anni, di sedere 800 voti non li piglierò mai. Sono problemi suoi. Come a lei. E quindi c'è chi lo sa fare e chi non lo sa fare. C'è chi ha credibilità e chi ne ha un po' di meno. Detto questo, che non c'entrava nell'argomento,
Devo anche dire che non mi sembra che questo turismo agropolese stia decrescendo, non mi sembra affatto. Probabilmente viviamo in un paese completamente diverso. Detto questo, tornando all'argomento base, per quanto riguarda il progetto, è un progetto pilota che ancora non è stato attuato in nessuna zona italiana. Quindi anche quando ci siamo confrontati con gli enti preposti, ci hanno chiesto di effettuare un tavolo di concertazione. Quindi bisognerà fare un progetto e questo progetto dovrà prevedere innanzitutto le modalità di vagliatura delle alghe, perché io sono d'accordo quando la senatrice Lamura dice che nel momento in cui noi andremo a vagliare le alghe il 60%, il 70%, l'80% diventerà terra e il resto di sabbia e il resto diventerà alghe. Io su questo sono completamente d'accordo, quindi favoriremo non solo togliere quella bruttura che oggi esiste. Al più presto, dobbiamo farlo al più presto. Ok, possiamo chiudere cortesemente, se gentilmente lei deve dare lei in questo momento, ritorniamo sempre al discorso dei 15 anni e dei 10 mesi, deve capire che quello che deve essere fatto al più presto ha bisogno di avere un progetto e questo progetto deve avere la copertura finanziaria, dopodiché si potrà procedere eventualmente a fare tutto e ci vorranno ovviamente i pareri degli enti preposti. Infine voglio concludere, perché lei ha parlato anche del Lido Azzurro. Il Lido Azzurro è una fattispecie che non vede felice nessuno di noi. Noi non siamo innamorati di quella opera, ma per quanto riguarda il Lido Azzurro, è ovvio che qualcosa, almeno per far sfociare le alghe, ci deve essere. Anche lì con gli uffici mi sono battuto più volte per cercare una modifica del progetto, che devo dire la verità ancora non è avvenuta. Ma le voglio ricordare che prima di quel progetto... Ci è stato fatto, è finito, è fatto male, quindi i suoi interventi andavano fatti molto prima. Cioè il lavoro è spesi i soldi, è fatto male perché è uno scempio. E questo è un'altra cosa per la quale io non sono d'accordo con lei. Il lavoro non è uno scempio, perché lei molto probabilmente... Per cortesia, però, ma possiamo continuare all'infinito. Allora io vi invito tutti a una commissione specifica e discutiamo dell'argomento. La ringrazio, Presidente. Chiamatemi, chiamatemi. Il lavoro non è uno scempio e le ricordo che la Poseidonia oceanica è la migliore forma naturale di antierosione. Le voglio ricordare, ci sono le foto nell'ufficio Porto e Demanio, che prima di quella barriera che lei chiama uno scempio, la gente aveva l'acqua nelle case. Grazie, ci stava un intervento del consigliere. Consigliere Botticchio, la prego. Prego, consigliere Buonora, velocemente, e poi passiamo ai voti. Una cosa velocemente. Prima ho dimenticato di ringraziare anche la Protezione Civile, poiché volontariamente, come tutte le associazioni di disabili che hanno operato su quella barca, in generale operano sul territorio, almeno quelle che conosciamo noi, volontariamente offrono il loro servizio ai disabili. Quindi ritengo, scusatemi, ma ritengo che il Comune e tutti gli assessori e chiunque ha dato questa possibilità non si debba vergognare di aiutare a, tra virgolette, realizzare un sogno, perché per loro la festa al mare è un sogno in generale. E ringrazio la Protezione Civile, non è nei tuoi... Ringrazio la Protezione Civile per essere sempre disponibile anche sulla barca, ha dato grande mano volontariamente, e per il giorno passato in cui sempre volontariamente è andata a svolgere il proprio servizio insieme ai Vigili del Fuoco per l'incendio che è stato su Collina San Marco. Scusatemi. Mi trovi d'accordissima, grazie. Grazie alla Protezione Civile. Passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alla proposta? Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio, il consiglio approva. Quinto punto all'ordine del giorno: riconoscimento dei debiti fuori bilancio, relazione all'assessore Mutalipassi. Sì, anche questo è una... Date i nomi, chi esce? Allora, Verrone, Buonora, Ruzzo, Coppola anche. Vediamo un attimino, qualcuno ha toccato qualche microfono che ha dato l'inter...
Proviamo, Botticchio può provare il collegamento perché è sempre lo stesso problema. Prova, assessore Mutalipassi. Come avevo iniziato ad accennare, si tratta di un adempimento obbligatorio previsto dal testo unico e precisamente l'articolo 194. Gli enti sono obbligati, il comma A dell'articolo 194 del testo unico, gli enti sono obbligati a riconoscere, avendo innanzitutto trovate le risorse necessarie, a riconoscere i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Dell'importo che noi stiamo parlando dell'importo di circa 186.000 euro. Ricordo a questo consiglio che già al mese di maggio scorso abbiamo riconosciuto, questo consiglio ha riconosciuto altri debiti di bilancio dell'importo di circa 90.000 euro. Quindi siamo riusciti con un grosso sforzo a trovare le risorse necessarie e nello stesso tempo a mantenere l'equilibrio di bilancio. Con questo riconoscimento di questi debiti fuori bilancio allineiamo le sentenze pervenute di richieste di risarcimento danni pervenute a tutto il mese di giugno 2019. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Prego, consigliere Botticchio, guardi l'orologio perché in questo momento è tassativo, sono le 11:50. No, un secondo. Ok? Allora, voi immaginate 180.000 euro che, se ho capito bene, si pagano gli avvocati e queste cittadini che hanno avuto dei problemi, no? Risarcimento danni. Risarcimento danni. Collegate ci sono le spese per gli avvocati. E cioè, come mai non è nato mai un'avvocatura comunale? Cioè tutte queste parcelle sono soldi agli avvocati, cioè uno cade, non so, voglio perché la gente deve capire a livello tecnico, assessore, cioè uno una caduta, dice mi sono fratturato il piede e chiede il risarcimento al comune. Certo, sì. Quindi via Pio X. Certo, collegate a queste qua ci stanno la spesa dell'avvocato della controparte e le spese. E quindi sì, no, nell'importo di 186.000, mi ricordava l'assessore Benevento, ci sono circa 50.000 euro anche di sentenze diverse, non soltanto da Rinziti e Trabocchetti. Questo l'importo quindi preciso sono circa 131.570 dell'importo complessivo che noi oggi andiamo a riconoscere. Con questo spreco di 180.000 euro, non voglio dire che sono tutti 180, ma forse 50.000 euro, più di 100.000 euro, sai che bello lavoro potevamo fare per l'estate, per il po', cioè i soldi, cioè, scusa consigliere, ma perché lo spreco? Sono delle sentenze, sono delle sentenze che noi dobbiamo riconoscere obbligatoriamente, non è uno spreco. Gli avvocati dove sono al comune? Perché io devo pagare 50 avvocati e sti trabocchetti ma sono sprechi, sono soldi buttati. Si corre, un comune che ama la città e ama le casse si guarda. Io tengo la ditta da 30 anni e me la guardo per non andare in default. Quindi di che parliamo? Allora ci vuole immediatamente si deve costituire un'avvocatura comunale, immediatamente. Anche su questa cosa mi dovete chiamare, quindi mi dovete chiamare spesso, la settimana prossima faremo un mese d'agosto insieme senza ferie, mi deve chiamare la dottoressa Lambasone per l'ospedale, mi dovrà chiamare Benevento per il Lido Azzurro, il Portofurbo, le alghe e mi chiamerete anche per costituire questa avvocatura comunale per evitare sprechi, va bene? Ho finito, grazie. Grazie, ci sono altri interventi. Cara consigliera, ma mi sa che io sull'avvocatura non la chiamerò mai, perché lei forse non ha capito che avere un avvocato interno e vada a chiedere i comuni che hanno l'avvocatura interna costa il doppio di quello che noi stiamo avendo qua, ma non ha centrato bene l'argomento. Qui non stiamo parlando di spese dei nostri legali, stiamo parlando di spese che riguardano... Perché ho suscitato la sua arrabbiatura, secondo me l'ho centrato. Fa parlare, o vuole fare tutto lei? Faccia capire. Lei non deve intervenire. Ma lei non dice a nessuno chi è lei per dire non deve intervenire. Lei non deve intervenire. La deve finire. Lei ha i diritti che ho io. Lei deve lasciare parlare gli altri, ha capito? E lei perché... Deve lasciare, perché lei... Lei deve stare zitto. L'assessore stava parlando e lei ha interrotto. E lei chi ha avvocato? E se lei interrompe, io la interrompo.
interrompo, va bene? Abbiamo un altro avvocato. Quindi si segga e faccia parlare. Lei non deve fare l'avvocato. Si segga e faccia parlare. Deve essere educata. Lo so che questa parola è sconosciuta. No, lei è uno scostumato. Deve essere educata. Lei è uno scostumato. Faccia parlare. Faccia parlare. Lei è uno scostumato. Non dico maleducato perché sennò offenderei i suoi genitori che sono brave persone. Consigliere Bottecchio, la smetta. Lei è scostumato. Ci sono altri interventi. Io da assessore al contenzioso sto cercando di darle una risposta e le sto dicendo perché e non mi sto arrabbiando assolutamente. Io le ricordo che questa amministrazione è stata la prima amministrazione a fare una shortlist del comune, dove ci sono degli avvocati iscritti in questa shortlist e le spese per un eventuale ufficio di avvocatura porterebbero delle spese molto più elevate rispetto a quelle che oggi stiamo spendendo. In più le dico anche un'altra cosa. Quelle che il collega Mutalipassi ha poc'anzi esposto. Non chiedete sono... che l'opposizione non collabora. Adesso che voglio collaborare a dire evitiamo tutte queste cose, creiamo un'avvocatura comunale, vengo, chiamatemi, lavoriamo una settimana, no, non mi chiameranno mai. Presidente. E questi erano l'avvocatura che... costa di più che sto dicendo, abbiamo fatto già i conti. L'avvocatura, ma poi lei non ha accettato il problema perché quelle spese, cara consigliera Bottecchio, se mi fa finire di parlare... No, non sono solo di anni vecchi, di tanti anni vecchi, ma sono spese di soccombenza che non riguardano i nostri legali, ma i legali, le spese riconosciute in sentenza per coloro che hanno vinto delle cause e i loro avvocati. Ci vedremo in settimana e ne parliamo dettagliatamente, va bene? Aspetto una sua chiamata. Va bene. Voglio collaborare. Grazie consigliere Bottecchio, ci sono altri interventi? Passiamo alle votazioni. Chi è favorevole? Chi è contrario? Bottecchio. Astenuti? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Contrari? Bottecchio. Astenuti? Nessuno. Prima di chiudere il Consiglio Comunale vi chiede la parola l'assessore Mutalipassi. Sì. Prego, assessore. Sì, chiedo la cortesia, devo avere pochi attimi di pazienza, volevo fare alcune considerazioni. Alcune considerazioni a livello personale, alcune considerazioni a livello di gruppo politico a cui il sottoscritto appartiene. Mai sono passati 2 anni da quando ho avuto l'onore di rivestire la carica di assessore di questo comune, consapevole quando ho accettato questo incarico delle difficoltà che si sarebbero incontrate, perché conoscevo le cosiddette problematiche comuni a tutti gli enti, a malomeno alla maggior parte degli enti, difficoltà finanziarie, economiche, eccetera, eccetera. Quindi non con sacrificio, non mi sono tirato indietro. Siamo piano piano, chiedendo sacrifici a tutti i consiglieri, chiedendo sacrifici agli assessori, riportando l'equilibrio contabile a questo ente. È un lavoro sicuramente lungo, complesso. Ammetto che sicuramente si poteva fare di più e meglio. Rinnovo il mio impegno a tutta l'amministrazione, a tutto questo consiglio, a cercare di lavorare di più e meglio, però con l'auspicio, l'ho ripetuto già forse in qualche altra occasione, di rispettare quelli che sono gli impegni della predisposti del programma elettorale. Faremo tutto il possibile perché si addivenga a trovare una soluzione migliore, nonostante abbiamo stato argomento di questo consiglio, nonostante tante difficoltà appunto siamo riusciti a riconoscere i debiti fuori bilancio, siamo riusciti a trovare le disponibilità necessarie per garantire i servizi sociali, quindi io mi associo a quanto detto finora per quanto riguarda la disponibilità finanziaria trovata per quanto riguarda la barca che ha dato la possibilità ai portatori di handicap di poter partecipare alla processione via mare e lo sforzo sarà immenso per garantirlo per quando noi sarà possibile per garantirlo anche per gli altri anni. Abbiamo garantito la disponibilità finanziaria per i servizi sociali. È vero, abbiamo imposto questo assessorato passerà e abbiamo imposto delle nuove imposizioni, dei nuovi tributi locali, quali l'imposta di soggiorno, quale la tassa d'ingresso agli luoghi di interesse al castello. Però ne ero convinto allora, ne sono convinto ancora di più e mi raffronto a quello che diceva prima l'assessore Benevento, l'imposta di soggiorno secondo questo sottoscritto, secondo questa amministrazione serve a
riqualificare il turismo di Agropoli, a garantire, a premiare il turismo di Agropoli. L'ingresso, il ticket d'ingresso al castello serve anche a valorizzare lo stesso bene. Dare la, dare la libertà di disporne a tutti sembrava come se non avesse nessun valore. Sono provvedimenti questi di cui il sottoscritto rivendica e penso tutta l'amministrazione e le difende. E abbiamo dovuto anche ampliare le zone destinate a parcheggio a pagamento, ma tutti questi provvedimenti sono serviti esclusivamente a garantire quello che io ho specificato prima, cioè a garantire i servizi sociali, a garantire l'equilibrio di bilancio. Se non si fosse garantito l'equilibrio di bilancio non si poteva garantire le mense alle scuole, non si potevano garantire i soldi per i servizi sociali e per tante altre cose ancora. Quindi ribadisco il mio impegno, ribadisco l'impegno del gruppo politico al quale appartengo di lavorare di più e ancora meglio nel rispetto di quelle che sono le linee del programma elettorale, e ossia di addivenire, di fare sempre di più affinché il bilancio dell'ente sia risanato. Grazie. Grazie, si concludono gli argomenti di consiglio. Buona giornata a tutti.